Quest'opera d'arte bizantina, che veniva utilizzata per meditazioni spirituali, illustra un trattato scritto da San Giovanni Climaco, un monaco diventato abate nel monastero egiziano di Santa Caterina sul Sinai. Il trattato fu scritto nella prima metà del VII secolo e aveva come titolo La Scala del Paradiso. Il tema scaturiva dal racconto, descritto nel libro della Genesi, del sogno di Giacobbe, il quale vide una scala appoggiata a terra che raggiungeva il paradiso, da cui gli angeli scendevano e salivano. In questo saggio di letteratura mistica, Giovanni Climaco descrive nel dettaglio i 30 stadi dell'evoluzione spirituale da percorrere per raggiungere la salvezza dell'anima. La scala celeste è la rappresentazione della principale metafora di Climaco e i 30 scalini corrispondono ai 30 stadi spirituali descritti dall'abate. Visivamente la scala crea un asse diagonale al centro dell'icona dividendola in due parti uguali. Osservando sopra e sotto l'ascesa dei monaci guidati da San Giovanni, ci troviamo di fronte al dualismo tra il paradiso e l'inferno, la salvezza e la dannazione, la virtù e il peccato. I religiosi aspirano a raggiungere la figura del Cristo, che li aspetta con un gesto di accoglienza in cima alla scala, fungendo da guida verso il paradiso per quelli che completeranno con successo il loro percorso mistico. Tuttavia, la loro entrata nel regno dei cieli non è garantita in alcun modo. Sulla via, i demoni afferrano coloro la cui fede vacilla e li scagliano giù all'inferno. Nell'angolo in alto a sinistra, dove lo sfondo dorato è più luminoso, un gruppo di angeli in tunica risponde al gesto di preghiera dei monaci sulla scala. I loro sorrisi benevoli si irradiano sopra la scena e le loro preghiere sono chiaramente dirette ad aiutare l'ascesa dei mistici. La figura vestita in nero in cima alla scala è Giovanni e subito sotto di lui si trova il vescovo Antonios. I due uomini hanno completato il loro cammino spirituale e vengono raffigurati come guida e ispirazione per coloro che vogliono seguire le loro orme. Cristo accoglie i devoti che giungono in cielo. La sua tunica, come quella degli angeli, è dipinta finemente e luminosamente, a contrastare i colori spenti dei vestiti terreni dei monaci e il nero delle figure demoniache che ondeggiano sotto la sua figura. 9 figure diaboliche alate cercano di colpire con frecce e lance i monaci vacillanti per scagliarli all'inferno. È una vivida raffigurazione del terribile destino che aspetta coloro che abbandonano la fede o che falliscono nel raggiungere le virtù descritte nel trattato di Climaco. Sulla terra, all'angolo opposto in diagonale rispetto agli angeli, un corpo di monaci osserva i propri compagni. Essi aprono le mani in segno di benedizione e di supplica per quelli che stanno percorrendo la scala e si preparano ad affrontare lo stesso cammino. I monaci, soggetti a tentazione, e quelli vulnerabili alle nere e demoniache figure vengono scaraventati nell'orribile bocca dell'inferno, dopodiché il loro destino è ignoto. Ciò lascia i credenti liberi di dare forma alle proprie paure, immaginando la loro stessa punizione all'inferno. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!